Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, faccio il letto con voi e dopo facciamo qualche chiacchiera in più, ok? Niente, adesso faccio il letto con voi, poi ci vediamo per altri video, chiacchiere, altri. Tante spezzoni di video vlog, ok? A dopo, ciao. Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, eccomi qua a fare il letto per voi e nulla, faccio così un letto velocizzato. E, dunque, non lo vado a scuotere né nulla, però intanto cerco di scuotere le lenzuola. Sì, scusate se faccio questo modo di inquadratura, ma cercherò di tagliarlo quel pezzo. Ecco, lo sapevo, vabbè. E niente. Perché non mi piacciono le inquadrature fatte storte, ma vabbè. Questo video è in 4K, spero che vi piaccia e nulla. Il prossimo video invece sarà, non lo so come sarà, vediamo. Niente. Allora, qua sto facendo il letto da una parte e dall'altra. Spero che vi possa piacere questo video e che vi possa soprattutto tenere tanta compagnia e intanto alcune parti le taglierò oppure le velocizzo, vediamo un po'. Se non le velocizzo almeno le taglio alcune parti. In fin dei conti volevo dirvi che mi piacciono molto queste federe qui del mio letto, troppo belle, le adoro. Sono andata a prendere un'altra cosa che non so manco cosa stavo andando a prendere, non mi ricordo più. E nulla, nel frattempo, sì, lo so, mi vedete una veste un po' casareccia, ma perché, raga, sto più. Ed eccomi in questa clip è perché vado a registrare un bel po' di video dove vi faccio vedere anche, dove vi dico che bella giornata è oggi, anzi, che dire, praticamente oggi non sono ancora uscita di casa. Scusate la poca voce, ma questa mi tengo e nulla, quindi volevo farvi vedere tanti prodotti che ho terminato e vi volevo far vedere anche che ho una nuova borsa, le borse che ho sempre di solito, nulla, tanto per dirvi che a me le borse piacciono da morire. Questo sarà un altro videoclip, ok? Ebbene sì, ragazze, io amo le borse e ho un debole per le borse. Sì, tutto lì è. Oggi la giornata non è granché, ma non è manco tutto questo freddo che c'è. Anzi, io sento un caldo, boia, allucinante. Allora, rieccomi qua in un'altra clip. Aiuti. Sì, ragazzi, avete capito bene. Questa è la borsa dove metto tutti i miei prodotti terminati e anche quelli che non mi sono piaciuti, ma vabbè. E basta, adesso faccio vedere. Allora, primo prodotto prendo a caso, ovviamente. Allora, primo prodotto che ho terminato, che mi è piaciuto, ovviamente, è Natura Verde, Natural Beauty, camomilla detergente intimo, che è lenitivo, pH 3,5, e questo mi sta piaciuto tantissimo, molto buono e non ho nulla da dire, mi è piaciuto e non so se lo ricompro perché il mio preferito è quello dell'Eurospin, la Malvea Camomilla, molto buono, sì, anche questo, però vabbè, devo riacquistare. E il Viv Elvive L'Oreal olio straordinario per sublimi capelli con oli preziosi, camelia e marula. Vabbè, capelli secchi. Comunque questo qua è molto buono, mi è piaciuto molto, adoro, troppo buono, sì. Fa capelli belli lucidi, lucenti e belli disciplinati, molto buono, top. Questo era 100 ml prodotto, però 18 mesi di PAO. Semplice, molto buono. Ho terminato, non per importanza, L'Oreal Paris Deterge Strucca e Nutre per pelli secche e sensibili. Questo mi ci sono trovata stra bene, non so quando lo ricomprerò, però mi è piaciuto molto e appena posso appunto lo riacquisterò, non subito ma prima o poi sì. Quindi questo è stra buono, vedete?
terminato. Questo qua che l'ho accantonato e non sa più di nulla, quindi nel senso che non ha più i suoi componenti buoni, e quindi ho detto perché lo devo continuare ad utilizzare? L'ho buttato e quindi ciao. Ce n'erano troppo, ma io l'ho voluto buttare nel lavandino perché era inutilizzabile, quindi ho detto ma che me ne faccio un prodotto che mi fa male alle ciglia e agli occhi, così prima era buono, ma poi all'inizio l'ho accantonato per utilizzarne degli altri, quindi ciccia, amen, basta, ho chiuso l'occhio e ce l'ho buttato, quindi sì, era buono per l'amor di Dio, ma faceva anche il suo buon lavoro, ma a rovinarmi gli occhi non ci sto, quindi pazienza, peccato. 1,69 di flaccone, 1 litro, vabbè, 50 ml voglio dire. E per un po' di cos'è? 9 mesi, perché sia sì, comunque niente. Un prodotto che era buono, mi è piaciuto, peccato che l'ho accantonato e non l'ho utilizzato tutto. Poi un altro prodotto della Douglas Essential Light Cleaning Foam Face dermatologicamente testato, ed è questo qui per struccare, deteggere e via discorrendo, quindi un amore, una favola, aveva una schiuma così buona, così coccolosa che mi è piaciuta, stra buono. Quindi cosa vi dico? 150 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Mi ha veramente stracoccolato e ve lo consiglio per questa qua. Questa. Un pump di prodotto, anche più di due pump, e me li spanteavo sulla faccia per struccare il tutto, insomma. Ma anche per lavarmi la faccia al mattino. Buono, dai. Non l'ho pagato neanche tanto, devo dirvi la verità. Poi, ultimo prodotto di bellezza, poi passiamo al food, al cibo. Ho terminato, non per importanza, fior di magnolia, i dischetti struccanti 70 pezzi, che ne ho anche lì comprati. Uno l'ho ricomprato di questi, 70 pezzi, maxi dischetti struccanti, lato tonificante, lato struccante e lato che non leva i pelucchi, esatto. Molto buono. Costa una cavolata e non mi ricordo il prezzo, perdonate ragazzi, tutti i prodotti che vi ho recensito, ma non sono fatta così, vabbè. Comunque questo è il prodotto in sé che ho terminato e mi è piaciuto davvero dire tanto, sì, strucca e mi aiuta a levare tutto il grosso del trucco degli occhi e via discorrendo, come anche il viso, tutto. Questo ho preso all'Eurospin. Allora, poi tonno all'olio d'oliva, all'olio d'oliva e nostromo, fantastico, buono. Tutto in salata di riso, eccetera. Anche con l'insalata di terra, prosciutto, formaggio e pomodori, buono, che lo faccio anche così, tipo insalata, rucola, bresaola, buonissimo. Un piatto così fresco anche per l'estate. Poi parlavo di tonno, ovviamente. Che mi strapiace. Finita la busta, anzi, finita. Gelato che è fenomenale, una cosa spettacolare. E il Big Choc, buonissimo. Questo è il Big 6 Big Choc cioccolato con mandorle, molto buono. Gelato con gusto di vaniglia, con copertura di cioccolato al latte e mandorle, buonissime ragazze, non c'è che dire, non devo fare scorta perché è troppo buono. Preso all'Eurospin, buono, 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 buono. Finiti, busta terminata, finita, ecco qua. Bene, a presto e ciao, un bacio, a dopo.